Siete pronti a scaldare i motori? Oggi Forza Motorsport 7 è già pronto, ancora pochi secondi. Faremo un giro assieme con un'auto di poco storica che ha fatto la storia del GT1. Tutto pronto, loading content, e noi siamo qui, ben ritrovati a tutti al Mavs Lab, oggi con la maglietta tra l'altro non ufficiale ma del Mavs Air, perché ieri abbiamo fatto alcune riprese zona tra via Casteldaccia che vi invito ad andarvi a vedere, immagini che potete trovare direttamente sul nostro canale YouTube, vi ricordo youtube.com/mavslab, ma io adesso voglio andare direttamente al nocciolo della situazione e inquadrare questa belva feroce inglese, una Lotus Elise GT1, niente poco di meno, equipaggiata con un motore 8 litri che, se non erro, doveva essere di casa Chrysler, e pensate, una trasmissione realizzata direttamente da casa Renault, una macchina quindi un po' tutto fare, un po' inglese, un po' francese, un po' americana, ma una macchina che praticamente doveva dare in testa all'epoca alle Ferrari F40, alle Porsche, diciamo, e alle Mercedes più grosse. È una macchina che purtroppo ha veramente messo su poche vittorie, diciamo, veramente ha realizzato poco rispetto a quello che poteva realizzare, ma guardate che spartana, guardate che è aggressiva. Andiamo direttamente adesso in game.
Eccoci qua, ritorno sulla visuale, apriamo lo sportello che è dall'altro lato perché giustamente da buon auto inglese. Eccoci qua, già vedo il volante, accendiamo il motore. Come canta! E noi anziché farla cantare solo nel garage, adesso andiamo a provarla direttamente in pista. Andiamo direttamente a provarla in pista, siamo dall'abitacolo. Facciamo una gara abbastanza scomoda, cioè il circuito di Suzuka. Sul bagnato, cambio rigorosamente manuale, insieme a tutte le auto possibili e immaginabili. La difficoltà dell'IA ancora non l'ho toccata, è rimasta sicuramente quella, diciamo, facile. Oddio, qua le cuffie intanto mi stanno esplodendo. Guardate che bello Suzuka, la ruota panoramica, uno dei circuiti leggendari, dove Prost e Senna hanno consumato le loro intere battaglie sul circuito giapponese. Cominciamo la gara. Saranno 5 giri col rombo del motore. E 5 giri abbastanza intensi. Io cambierò subito visuale. Visuale in stile go-kart. Guardate che potenza, io a momenti già mi vado a schiantare. Non si può tenere, ragazzi. Proviamo ad entrare qua all'interno. Che spettacolo. Ci toccano. Il fenomeno dell'aquaplaning è una cosa indescrivibile. Proviamo all'interno qui. Questa fase della pista è bellissima, ragazzi, perché sono tutti dei curvoni a scendere. Qui c'è una staccata con una curva a destra. Ora ci sarà una piccolissima curva veloce, sempre a destra, per poi affrontare il super tornantone alla mia sinistra. Eccolo qua. Piano piano che si scivola. Potenza, ragazzi. Piano qui scaliamo di seconda. Quasi larghi. Mamma mia! Adesso qui abbiamo un piccolo curvone che è maledettamente bastardo, perché se si affronta troppo veloce ti manda fuori. E qui! È proprio questa, ragazzi, la mitica chicane dove Prost e Senna, detto alla siciliana, si sono incrociati anni e anni fa. Abbiamo concluso il primo giro e siamo in testa. Ce ne mancano ancora 4. Cercheremo di andare il più forte possibile per farvi gustare meglio questo circuito. Verrebbe da spingere più forte, ma con l'acqua vi assicuro che non è per niente facile, ragazzi. Eccola qua, un po' lungo. Traverso proprio. A tutti coloro che ci seguono, se ce la facciamo prossimamente, un volante non ce lo toglie nessuno. Eravamo felici possessori di un G29,
stiamo veramente pensando di stare a Trustmaster. Ma che potenza però, ragazzi, io mi sto seriamente scialando la vita. Sentiamo questa curva stretta sulla sinistra. Poggiamoci al cordolo. Piano, perché qua siamo larghi, infatti. Meno male che non andiamo sulla terra. La prossima volta faremo un gameplay con un'IA un poco più aggressiva. Qua forse ho frenato anche un po' troppo, ma lo potevo risparmiare. Andiamo al terzo giro. Abbiamo abbassato di 8 secondi chiaramente perché non abbiamo fatto il giro di lancio. Cerchiamo di parzializzare anche un po', raga, visto che il nostro DualSense di Sony ci dà questa possibilità con i grilletti. Belli qua, inseriti, belli puliti. E via su, sul tratto, uno dei tratti preferiti di questa pista giapponese. Già abbiamo abbassato di 2 secondi e mezzo. Un bel perché, ragazzi. La telecamera ci inquadra. Mamma mia, come va in trazione. Piano qui, piano, piano. Ok, tiriamo tutte le marce. Questo breve rettifilo prima della curvetta pseudo innocente sulla sinistra, eccola qui. Caliamo magari 2 marce. Ora via. I pistoni sono arrivati praticamente a fondo, mamma mia. Penultimo giro. Abbiamo siglato il record in 2 minuti 01 117. Ho quasi paura ad accelerare di più, ragazzi, perché si mette tutta di traverso. Qua questa scalata era di troppo. Occhi ai birilli. Comincia il tratto in discesa. Siamo in ritardo di 6 decimi. Piccola curva a destra. E tornantino. Facciamo comunque plagio. Non ci distraiamo. Volevo dare un riconoscimento, un giusto riconoscimento a Microsoft per quello che è il titolo di Forza 7, che nonostante gli anni, ragazzi, ti dà un divertimento assicurato. Larghi qui, larghi. Siamo in ritardo di 1 secondo, quindi difficilmente, a meno qui non facciamo qui un super settore. Non male, vediamo la staccata qua. Che se non penso che andremo
togliere il tempo di poco fa. Intanto comincia l'ultimo giro, ragazzi. Un decimo ci ha separati al giro precedente. Cerchiamo di impegnarci su questo giro. Poco abbiamo tagliato, poco. Com'è partita, ragazzi? Non so nemmeno come l'ho ripresa. Siamo due decimi di ritardo, però due decimi forse si potevano limare. Niente, ragazzi. Fantastico, fantastico. Ce la prendiamo un po' comoda qua gli ultimi metri. E siamo arrivati, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. A tenere la belva quantomeno su strada. Lotus ha creato delle auto magnifiche, a mio avviso. Anche la stessa Elise, lasciate stare la GT1, ma la prima vera Elise, un'auto che è stata un go-kart, ragazzi, un telaio leggerissimo, un rapporto peso potenza fenomenale. Ti ringrazio. E niente, ragazzi, io vi lascio con questa schermata qui. Vi ringrazio a tutti per aver seguito nuovamente la nostra diretta, questa nuova diretta, quindi per chi si fosse collegato per vedere qualcosa di Pokémon Spada, noi qui cerchiamo di fare un po' tutto, di accontentare un po' tutti, e mi raccomando, non mancate alla prossima diretta. Vi aspetto. Ciao da Vincenzo.